Magari il prossimo onomastico. Fra due mesi, San Giovanni. Sali? Sì. Stupida, 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 stupida. La statua l'avrà usata come fermacarte. Può essere. I libri? Non li avrà neanche aperti. Sicuramente no. Tutto fatto? Hai preso tutto? Possiamo andare? Ok, sì. Forza, via. Io gli frego questa. Signorina, noi abbiamo finito, andiamo. Bene. Ah, anche lei frequenta lo Sport Village, un posto stupendo. Sì, è vero. E so che anche Matilde Ricci lo frequentava prima di iscriversi alla vostra agenzia, o sbaglio? Può darsi. No, mi domandavo se per caso vi fosse mai capitato di chiacchierare, di parlare insieme. No, mai. Mm-hmm. Sì, l'ho incrociata qualche volta, ma mi dispiace molto per quello che le è successo, davvero. Lo capisco, certo. E non è che per caso ha incrociato anche il marito della signora, il dentista? Sì, sarà capitato. Grazie mille. Metti via questo libro e andiamocene, perché devo andare a prendere le biglietti a scuola. Forza. Ok. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Ciao, Sabrina. Scusi, signorina, visto che il direttore non si è fatto più vivo, io dovrei ricevere il mio stipendio. E lei è pur sempre la sua fidanzata, magari... Ero la sua fidanzata. Andiamo? Questa la mangio dopo. Una mela al giorno leva il medico di turno. Mm. Medico? Dentista? Beh, sì, fa bene anche i denti. No, non volevo dire quello. Hai notato che sorriso smagliante aveva quella Sabrina? Secondo me si è fatta lo sbiancamento pure lei. E allora? O è una segretaria che guadagna quanto un dirigente o ha un amico dentista. Io penso che quel sorriso hollywoodiano gliel'abbia fatto Taviani. Dove vuoi arrivare? Voglio solo dire che probabilmente la segretaria di Tucci non è vero che conosceva Taviani così e così. Lo conosceva benissimo, anche se lo nega. Oddio, sono solo mie supposizioni, però. Beh, perché non gliel'ha chiesto dove l'ha fatto? Ma per non metterla in guardia, no? Oddio, c'è il commissario! È venuto per arrestarmi! Non ci posso credere. Ma secondo te mi vuole interrogare un'altra volta? Figurati, come faceva a sapere che mi avresti portata qui? Allora che ci fa fuori dalla scuola di Livietta? Non lo so. Oddio, Camilla, scusa, io me ne devo andare. Se sei quello mi fa un altro interrogatorio. Va bene, stai tranquilla. Io e Livietta torniamo a casa in autobus. Grazie. Ciao. Ciao. Ah! Il braccialetto. Ma il braccialetto io me lo vendo a questo punto. Semmai dopo, adesso lo diamo alla polizia. Forza. Uff. Ma che uff? È un regalo di un indagato. Dai, dammelo. Grazie. Ciao. Ciao, a domani. Pronto, Renzo, dimmi. Sei a casa o sei a studio? No, sono rimasto a casa. Quanto ci vuole ancora? Un po' di pazienza, Preside. Non sono mica un hacker. Preside, buongiorno. Dio, Camilla, non scopriremo mai da dove mi ha spedito la mail. E io i miei 5.000 euro non li vedo più. Vabbè, però intanto ti ha dimostrato che ti vuole bene, no? Poi non era mica tenuto a scriverti una mail con tutte le sue scuse, una dichiarazione d'amore, dai. Sì, però se mi spediva i soldi era meglio. Ti ha regalato un braccialetto. Quello sequestrato dalla polizia che non posso neanche vendere. Vabbè. Fregene! Il suo fidanzato, il suo ex, insomma, ha spedito un messaggio di posta elettronica da un internet point di Fregene. Sei un genio, Edoardo, sei un genio, io l'ho sempre detto. Grazie, ecco Valdini. Qua. Grazie. Ok. Cami, tu mi accompagni a stanare quel farabutto, vero? Che domande che fai? Ma certo che ti accompagno, come sempre. Grazie. Mi dispiace, ma io certe informazioni non gliele posso dare. Non mi fate perdere tempo. Va bene, allora vediamo se le potrò dare a qualcun altro. Sta solo chiamando un amico, niente grave. Sì. È in grado di verificare se ha mandato altri messaggi? Purtroppo la memoria viene cancellata dopo ogni utilizzo. Sa, la privacy. Sì.
Siamo sulla pista giusta. È sicuro che è nascosto qui a Fregene? Ho capito, ma dove? Sì, dimmi. Allora, l'abbiamo pedinata. Adesso stiamo percorrendo un viale dove ci sono ville lussuose. Si chiama Viale... Sestri Ponente. Sestri Ponente. È a Fregene, vicino alla spiaggia. Viale Sestri Ponente. È dall'altra parte, torna. So dove, dottor. Adesso si sta fermando. E sta scendendo. Facciamo, interveniamo noi o aspettiamo che arrivi lei qui a Fregene? E Ferrari, siamo dietro di te. Villa Conchiglia. Dottor, lo sapete a chi appartiene questa villa? Al dottor Taviani. Ah, è il dentista? Mi scusi. Secondo me là dentro ci sono tutti e tre. Non rispondono. Vittore, vieni con me. Comandi. Voi aspettate qui. Agli ordini. E voi pure. Va bene. Ah, commissario. Buongiorno. Buongiorno. Ero al piano di sopra a fare una doccia. Posso esservi utile in qualcosa? Beh, intanto ci faccio entrare. Ah, sì, certo. Ferrari, c'è ancora del caffè se vuoi nel termos. No, grazie. E quando te lo potrò offrire un caffè? Capirai che onore. Non ti sottovalutare così. E piantala. Volete accomodarvi? C'è qualcuno? Non lo beccheranno mai, Camilla. Nico sarà già alle Bahamas a godersi i miei soldi. E Tucci! Nico! Dove vai? Tucci, fermo! Fermo, Tucci, fermo! No! No! Buttate le pistole a terra. Forza. Giù le pistole. Giù le pistole. A terra. Forza. Qui. Buttate a terra le chiavi della macchina. Muoviti. Nico, per favore, lasciami andare. Prendi le chiavi. Tienili d'occhio. Com'è? Nico, per favore, lasciami andare. Non fa niente per i 5.000 euro. Fermo. Fermo. Butta quella pistola a terra, l'ammazzo! No! Getta la pistola, l'ammazzo! Calmati! Butta la pistola a terra, l'ammazzo! No! La metto per terra, guarda! Guarda, la metto per terra! Guarda! Oh. Susi! Fatto, ce l'hai? Sì. Te lo giuro, non ti avrei fatto niente di male. Io non sono un assassino. Quella pistola di plastica è un giocattolo. Commissario, non ha ammazzato nessuno. Poi chieda a loro tu chi ha ammazzato Matilde. Io lo chiedo a lei. Fermi qua. Preside, grazie. Mi ha salvato la vita. Ma che ci faceva qui? Ho capito che era in pericolo. Certe cose si sentono. Oh, ma tutti io me li vado a cercare, ma uno peggio dell'altro. Certo che almeno finora un giocatore d'azzardo e pure ladro non mi era capitato. Oh, guarda chi c'è. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Oddio, è venuto per me. Ci sono problemi? No, perché? Non posso essere qui solamente per fare delle scuse alla signorina. Delle scuse? Sì, in effetti devo confessarle che fino all'ultimo ho sospettato di lei, perché io pensavo che lei e il suo fidanzato foste in combutta. Ex fidanzato. Ex. Dai, non infierire, Gaetano. Vabbè, però se permette vorrei darle un consiglio. Prima di fornire alibi falsi, conti fino a 100. Poteva capitarle un assassino, lo sa? Beh, l'assassino finora non mi è capitato. Io lo sentivo che Nico non poteva aver fatto del male a qualcuno. Ladro sì, però... Ah, il mio braccialetto? Beh, in effetti quel braccialetto è un oggetto di grande valore, però abbiamo scoperto che è rubato e quindi tornerà alla legittima proprietaria. Mi dispiace. È la mia maxi rata della macchina. Faremo una maxi colletta, stai tranquilla. Però adesso vai da Mazzeo, guarda come sta. Sta impazzendo, vai, raggiungi. Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci, commissario, grazie. Arrivederci. Allora, carne o pesce? Beh, con questo tempo vino rosso. Quindi carne. Quindi carne. Prego. È cotto marcio. Totale.